Cari amiche e cari amici, ben ritrovati e ben ritrovati. Ancora una volta, in uno di questi miei appuntamenti settimanali con tutti voi che mi seguite. È sempre un piacere per me, diciamo, poter far quattro chiacchiere con voi. Sapete, io non, per me è soltanto un passatempo. È un passatempo e questi miei video vengono fatti esclusivamente per cercare di trasmettere a ciascuno di voi la mia passione per il fumetto, ecco, né più né meno, niente di che. Comunque, bando alle ciance, e veniamo subito a mostrarvi quello che in questa settimana è entrato a far parte della mia personalissima edicola. Ho cambiato un po', diciamo, il format del video, insomma, niente di che, è soltanto una questione di immagine, ecco, perché la storia del titolare del video, cioè video acquisti, mi sembrava troppo banale, insomma, comunque. Vabbè, comunque, insomma, la sostanza è quella che conta. Veniamo subito a noi. Come primo ingresso, diciamo, che ho da mostrarvi, vi anticipo subito che non c'è tantissima roba, però insomma, un minimo, diciamo, l'edicola vi può comunque fornire. Qui abbiamo il numero 387 di Martin Mister, eccolo qua in tutto lo splendore di questa bellissima ennesima cover di Alessandrini, che è veramente bravo, un grandissimo artista. Il titolo di questa storia è Lorem Ipsum. Siamo sempre all'in, cioè, beh, che fare sempre anche con il 40° anno per quanto riguarda le storie di Martin Mister, come avete potuto vedere il numero scorso, dedicato in particolare proprio, diciamo, alla celebrazione dei 40 anni di Martin Mister. Questa è, diciamo, ribadisco la bella cover di Alessandrini, la costina e la quarta di copertina con, diciamo, con alcune anticipazioni su novità che troveremo in edicola, fumetteria o shop Sergio Bonelli. In questo caso, La storia impossibile del mondo, l'anno 1 oggi, e l'altra, La storia impossibile del mondo, dal Big Bang all'anno 0. Per chi fosse interessato, insomma. Ma veniamo a noi. Innanzitutto vi mostro il bellissimo, come sempre, frontespizio di Carlo Velardi, eccolo qua, che ribadisco, io ritengo il miglior frontespizio di tutta la serie Bonelli, è una mia opinione. E per quanto riguarda, diciamo, i crediti, abbiamo a che fare con il testo di Luca Barbieri, i disegni di Walter Venturi, o Walter, copertina di Giancarlo Alessandrini, come detto, colori di Alessandro Muscillo, ma anche i colori sono importanti, grafica di Alfredo Castelli, lettere di Riccardo Riboldi, frontespizio, ribadisco, di Carlo Velardi. Alla fine della rubrica Fantasmagoria, potete trovare un nuovo romanzo con il detective dell'impossibile scritto da Andrea Carlo Cappi, il cui titolosa zona è Zona Y. Ma veniamo a noi, diciamo, dopo l'editoriale di Davide Bonelli, che questo mese possiamo trovare su tutti gli albi Bonelli, di cui ho già abbondantemente parlato in un mio video precedente, nel video della settimana scorsa. Si parte subito con la storia di Barbieri e disegni di Venturi, Lorem Ipsum. Ma di che cosa si tratta? Abbiamo a che fare con uno strano caso editoriale, nel senso che improvvisamente dall'oggi al domani c'è un autore, un romanziere sconosciuto, che ha un successo clamoroso, mai successo nella storia dell'editoria, con pubblicità che copre qualsiasi angolo di New York, qualcosa di incredibile, vendite alle stelle. Tutti leggono questo strano libro. L'autore si chiama Wilbur Wallace, e Martin viene incaricato da Aaron Goldberg di fare un'intervista a questo nuovo romanziere, per saperne qualcosa di più per quanto riguarda il successo dello stesso.
Ma quale mistero si nasconderà dietro a questo strano caso? E oltretutto, venendo al titolo, Lorem Ipsum fa riferimento a uno strato codice, Codex Lorem Ipsum, che Martin si troverà a dover decifrare. Ma di chi si potrà fidare, diciamo, durante questa sua, diciamo, impresa? Lo scopriremo leggendo l'albo in questione. Io adesso vi mostrerò qualche immagine, mentre qui c'ho al mio fianco il mio gatto che mi fissa con i suoi soldi occhi, insomma, un po' da felino. Vi ho fatto vedere già la prima tavola. Adesso vi mostrerò qualcosina, insomma, i disegni di Venturi sono veramente ben fatto, adattissimi a questo tipo di fumetto, cioè a Martin Mister, veramente, diciamo, veramente bravo Venturi. Qui possiamo avere un assaggio del codice che deve essere risolto, deve essere decifrato da Martin. Insomma, la storia, secondo me, è interessante, insomma. Ultimamente, alcune storie, solamente quella della ricorrenza dei 40 anni, non mi erano piaciute. Ribadisco, quella dei 40 anni, però, insomma, è un po' deluso. Ma questa mi sembra alquanto interessante, quantomeno interessante. E quindi, io, sapete, io dalla Bonelli seguo, non tutte le serie, in particolare seguo solo Tex Willer, ovviamente, cioè, che ve lo dico a fare, Zagor. Martin Mister e Nathan Never. Per cui Dylan Dog, no, non la seguo più, ma amo recuperare alcune storie del passato, perché sono un appassionato del Dylan Dog del tempo che fu. Quello nuovo non mi dice nulla. Ecco qua il mio gatto che non può fare a meno di passare davanti alla telecamera, perché è veramente impertinente, quantomeno impertinente questo gatto. Ecco qua, vi mostro ancora alcune tavole. Lui non si dà pace. E continua a mostrarvi qualche tavola, ecco. Ed è qua. Io non. Sinceramente ve lo consiglio, ecco, questa avventura di Martin Mister. A me piace Martin Mister, mi è sempre piaciuto. Ribadisco, ultimamente le storie erano un po' scadute, mi avevano un po' deluso, ma insomma io lo continuerò a prendere perché è una questione anche affettiva, e poi perché proprio mi piace proprio il personaggio in sé. La storia dei misteri mi ha sempre affascinato. Qui abbiamo in terza di copertina abbiamo l'anticipazione del prossimo numero, il cui titolo è 388, il cui titolo sarà Fantasmagoria. Ecco l'ennesima bellissima cover di Alessandrini. Alessandrini non sbaglia una cover, è veramente un grandissimo artista, nonché un eccellente copertinista. Mettiamo via Martin Mister. Dalla Sergio Bonelli passiamo alla Panini Comics alias Disney, in questo caso, per il numero 7 dell'almanacco Topolino. Sapete che io magari saltuariamente compro qualche albo di Topolino, magari durante le feste natalizie, ma ho iniziato a seguire in maniera costante l'almanacco Topolino perché mi ricorda il tempo che fu. Io, come sapete, come tutti voi sapete, sono abbastanza nostalgico, mi piacciono i fumetti del tempo che fu, e a dirvi la verità, a dirvela proprio tutta, a parte Tex Willer, non riesco a trovare in edicola qualcosa, nell'edicola che non sono la mia, ovviamente, non riesco a trovare niente che mi possa, che riesce in qualche maniera ad attrarmi, a colpirmi. Quindi mi resto sempre un profondo, diciamo, un profondo appassionato del fumetto del secolo scorso, perché quello attuale non mi entusiasma, lo dico sinceramente. Comunque, almanacco Topolino. Almanacco Topolino, mi piace questo format dell'almanacco perché vi sono contenute diverse storie, di cui alcune sono ristampe, diciamo, di storie classiche del tempo che fu, altre
altre sono storie tratte dai mercati esteri. In questa nella circostanza abbiamo a che fare con ben 8 storie, di cui la prima, e devo litigare col mio gatto perché abbiate pazienza, se vogliamo continuare a fare il video lo devo far uscire, perché altrimenti lui, ciao, saluta Yuri, eccolo qua, ecco, vedete quanto è bello. E però lui sarà pure bello, però io non posso fare il video con lui che mi passa davanti alla videocamera, quindi lo devo far uscire, abbiate pazienza un attimo. Vedete, tutto in diretta, gatto compreso. Tutto in diretta, senza tagli, senza. Così come viene il video. Quindi stavo dicendo che abbiamo a che fare con 8 storie, di cui la prima è addirittura del 1978, e il titolo è Topolino e gli incontri falsificati dal solito tipo, che fa l'occhiolino al film che era in voga nel periodo, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Vedete qui, vediamo qui agli esordi, diciamo ancora grezzo, diciamo il disegnatore, adesso guardate, Cavazzano, eccolo qua, vedete, ne potete riconoscere il tratto. È una storia che uscì nel 1978 e che adesso ci viene riproposta. Poi ci sono altre storie, alcune piccole, alcune più grandi, tratte dal mercato svedese, olandese, per concludere poi il tutto con un'avventura ambientata, il cui titolo è Avventura a Euro Disney, che venne pubblicata nel 1992 in una rivista di Topolino francese, ma che vede all'opera il nostro Romano Scarpa. Ecco qua, adesso vi mostro qualcosina particolare, poi vi faccio vedere quest'ultima, perché Romano Scarpa è veramente, diciamo, tra i disegnatori italiani è uno dei, secondo me, uno dei migliori in assoluto. Ecco qua, l'inizio di questa avventura. Poi ci sono varie avventure, come ripeto, vi faccio vedere qualche tavola, ecco qua, vedete, tratte da storie, diciamo, del mercato straniero, nord europeo, e anche Paesi Bassi come l'Olanda, insomma, è interessante. Ecco qua, Topolino e il caso dei clon. Ci sono ben 8 storie. La cover è questa, ve l'ho già mostrata. Questa è la costina e la quarta di copertina, con all'interno, diciamo, alcune immagini di quello che è contenuto, cioè all'interno dell'albo. Per quanto riguarda poi il prossimo numero, uscirà il 28 giugno con questa ulteriore bellissima cover. Per quanto riguarda proprio l'almanacco Topolino, in pratica l'unico albo Disney che io acquisto regolarmente, è un bimestrale, quindi insomma la spesa è sostenibile. E mettiamo via l'almanacco Topolino. Io ho detto che non ci sono molti acquisti questa settimana per svariate ragioni, ma quelli fissi del recupero ristampa della Gazzetta dello Sport non, ci sono sempre quelli. Innanzitutto abbiamo qua Crimine al Colori, il numero 91, Ritorno all'Ovile. Eccolo qua, questa bellissima pubblicazione di Criminal, che io lo ripeto sempre per chi mi seguisse per la prima volta. Chi mi segue da tanto tempo ovviamente sa a memoria le cose che sto per dirvi, cioè che abbiamo a che fare con una ristampa a colori delle avventure di Criminal, non però in ordine totalmente cronologico, nel senso che vengono ristampate solo le storie disegnate al mitico Magnus, non tutti i 419 albi della serie originale di Criminal, ma soltanto, ribadisco, quelli disegnati da Magnus. A proposito dei 419 albi, sapete che ogni numero vengono regalate, vengono inserite queste figurine che vanno poi applicate nell'apposito albo, dove sì, troveremo tutti i 412 numeri di Criminal per quanto riguarda le relative copertine, con i disegni bellissimi, per esempio di Corteggio, insomma, qualcosa di eccezionale. È veramente molto. Io
Mi piace questa cosa delle figure. Certo, magari avrei preferito che avessero utilizzato per gli albi le copertine originali, ma ciò non è stato fatto e ragazzi, come dico sempre, a cavallo donato non si guarda in bocca. Per uno come me che non aveva letto, che non era riuscito a seguire Criminal del ragazzo per questioni anche d'età, insomma, perché non è che mio padre mi compasse Criminal, poi mi ha recuperato. Più avanti recuperai qualche Satanic perché insomma attratto dal personaggio femminile. Criminal no, e quindi lo sto scoprendo adesso. Proprio veramente sono contento di questa, diciamo, di questa iniziativa della Gazzetta dello Sport perché mi ha dato la possibilità di recuperare queste bellissime storie. In particolare tutte disegnate da Magnus, che abbiate pazienza, è il top per quanto riguarda il chiaro scuro, il bianco e il nero, ecco qua. Come Magnus, nessuno mai, come Tex, nessuno mai, come Magnus, nessuno mai, qui per quanto riguarda questo tipo di disegno, che viene un, cioè, non è che acquista granché con il colore, la colorazione non è al top, ma vabbè, dai, cioè, sono di bocca buona per quanto riguarda questo. L'importante è che abbia a che fare con la storia del tempo che fu, perché quello di oggi. A parte che personaggi come Criminal oggi non esistono più, purtroppo. Ecco, diciamo che la Gazzetta ha il merito di farci, diciamo, riassaporare queste storie del tempo che fu, magari rifatte, rigolorate, quello che volete voi, magari non proprio in copia anastatica, come per esempio piacerebbe a me, ma anche così vanno benissimo, sono fatte veramente. Sono ben curate, bisogna dire la verità, quindi grazie alla Gazzetta. Poi qui all'interno ci sono anche le cover originali, se proprio vogliamo dirla tutta, quindi vabbè ragazzi, insomma, una bella iniziativa alla Gazzetta con Criminal. Criminal a colore numero 91, ritorno all'ovile, eccolo qua, mettiamo via Criminal. Ovviamente tutti voi sapete che il mio eroe, qual è il mio eroe? Lo sapete tutti, Tex, cioè inutile che lo sto a raccontare, e quindi non può mancare la 31ª uscita delle strisce di Tex, strisce di Tex, questa sì, in copia anastatica come piace a me. Devo dire che non mi piacciono. Non mi sono piaciuti per niente i raccoglitori proposti dalla Bonelli, o la Gazzetta, non so se li ha proposti, insomma, ma la pubblicazione combinata fra Bonelli e Gazzetta, ottimo il recupero delle strisce. In questo 31esimo uscire abbiamo il numero 25 della seconda serie, l'ultima carta dei fratelli Benton. Io, guardate, non è che vado dentro a leggere le storie, insomma, che conosco già praticamente a memoria, ma anche solo per avere le bellissime cover dipinte di Gallup, senza la camicia gialla, insomma, che sapete io non apprezzo più di tanto. Bellissima, veramente. Questo è il numero 25, l'ultima carta dei fratelli Benton, il numero 26, Ken Logan, il duellista. Eccolo qua. Qui belle, Marina, se avventure di Teddy Star e sventola, Teddy Star e sventola, ragazzi. Nel nuovo Mano in Alto, numero di pagine raddoppiato e prezzo ridotto a lire 15. Avete detto Plutus di questa settimana? Ecco qua le pubblicità del retro, del Tex, della collana del Tex, seconda serie. Qui abbiamo il numero 27, il guado dei Piute o Paiute, che dirsi voglia. Forse Paiute la pronuncia giusta, io ho sempre detto Piute all'italiano, Paiute, insomma, quello che volete voi. Diciamo, il piccolo Alberto diciamo allegato, insomma, non è granché. Comunque, vedete, qui possiamo vedere un giovanissimo John Wayne, uno dei miei eroi, uno dei miei miti cinematografici. E qui la Gallup Gallery, spettacolare, perché comunque i disegni di Gallup meritano sempre un encomio, quantomeno. L'Albetto non è, diciamo, il top, però vabbè, va bene così. E quindi siamo a posto. Vabbè, ma proprio per farvi contenti, diciamo, per fare contento qualcuno, più che non tutti, ma qualcuno che magari, insomma,
qualcuno che non ha mai visto e che può essere interessato, vi mostro un po' come li colleziono io. So che, che voi quasi tutti avrete, diciamo, il, come dire, il raccoglitore tipo scuola media, insomma, quello con gli anelli. Insomma, a me non è piaciuto per niente, anche perché poi riproduce sempre la stessa immagine. Ma questa scelta a me mi ha lasciato un po' basito, però vabbè. Ah, per non parlare poi di questo qua, io lo devo dire, io amo Tex, però vabbè, anche questo, raccoglitore degli alberti, mi si è fracassato appena aperto, cioè, vabbè ragazzi, lasciamo perdere, cioè, non, su questo hanno cannato secondo me, però io la compro. A me quello che interessa sono queste, quindi tutto il resto conta poco. E quindi queste qua sono veramente spettacolari. Io ho trovato questa mia maniera di collezionarlo fin dal primo giorno, risparmiando tra l'altro un bel po' di quattrini. Ma è chiaro che la maggior parte di voi preferiscono, anzi quasi tutti credo, preferiscono il classico raccoglitore, diciamo, ufficiale. Io no. Non mi ha colpito, diciamo. Ecco qua, io ho trovato questa maniera, ecco qua le mie belle strisce, ma le guardo in qualsiasi momento. Dietro ci metto il raccoglitore, uscita 31, le mie belle strisce, ecco qua, e poi le metto in un cassettino apposito, un cassettino in legno, dove le colleziono tutte. Mi sono trovato, diciamo, questo modo alternativo. Le buste sono quelle classiche per i fumetti della Marvel, della DC, sembrano fatte apposta, ci entrano precise. Comunque, veniamo invece qua all'altra uscita, diciamo, l'altro ingresso in cascina standard di tutte le settimane. Sto parlando di anastatico, ovviamente, per quanto riguarda le storie del tempo che fu diabolica, a partire dal numero 1. Qui siamo arrivati, ribadisco, alla 71esima uscita, i due nemici, ecco qui l'albetto in questione, che contiene il numero 21 di Diabolik del 1966, anno quinto, eccolo qua, bellissimo. La quarta di copertina abbiamo Elegant, la costina classica, bellissima. I disegni, non, io l'ho sempre, lo ripeto tutte le volte, a parte le storie incredibili, eccezionali, diciamo, le sorelle Giussani, però devo dire, cioè, i disegni lasciano un po' a desiderare, ma sono disegni del tempo che fu, non sono i disegni, adesso è tutto un altro modo, sono così, ma hanno un fascino incredibile, guardate, io, cioè, le storie diaboliche delle Giussani erano qualcosa di meraviglioso, ecco, vedete, cioè, io assolutamente devo avere questa collezione, questa. Adesso, prima hanno pubblicato i primi 50 anni, adesso arriveranno a 100, ma secondo me se vendono continueranno a pubblicare, quindi c'è tutto il tempo per recuperare parte della collezione perduta di Diabolik, ma in originale, cioè come se fosse originale, sono identici all'originale, forse migliori perché per l'appunto sono pure nuovi di pacca, non sono usurati come quelli che si trovano nel mercato dell'usato. Quindi mettiamo via Anastatica. È Diabolik. Per questa settimana purtroppo, non vorrei deludere, ma abbiamo finito con gli acquisti, diciamo, con gli ingressi del nuovo, e vi mostrerò qualcosa che ho recuperato, diciamo, come usato. A partire da questo numero 489 dell'uomo ragno, diciamo, che però inizia, viene da questo numero, praticamente, a quanto sembra, cambia, diciamo, il logo e si trasforma in Spider-Man. Insomma, viene utilizzato non più l'uomo ragno, ma il nome Spider-Man, almeno così mi sembra di ricordare. Perché io li avevo presi, poi li ho venduti. Sapete, faccio adesso questo, l'ho recuperato per niente praticamente al mercatino. E abbiamo questo numero 489. Spider-Man inizia qui,
con il numeretto 1 qui a fianco, perché praticamente riparte da 1, ma mantiene però in alto qui la vecchia numerazione, che si rifà sempre al primo numero dell'uomo ragno della Star Comics, perché dopo l'editoriale Corner il ritorno in Italia dell'uomo ragno del supereroe Marvel è merito della Star Comics. Da quei numeri 1 che sono usciti proseguono tutte le successive numerazioni fino a oggi, che se abbiamo superato abbondantemente il numero 700. Non si tiene conto però ovviamente delle precedenti uscite dell'editoriale Corner del secolo scorso. Questo qui l'ho preso perché c'è questa diciamo, ripartenza molto, molto interessante. Qui all'interno abbiamo diverse storie, come sempre, tratte da diverse serie di Spider-Man, come in questo caso. I disegni sono spettacolari, sono bellissimi. Abbiamo a che fare con la storia di Dan Slott, ma Phil Jimenez, matite, bravissimo. Poi abbiamo Andy Lanning, John Dell e Keane, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente molto bello. E qui abbiamo qualcosa di particolare in questo numero, perché a un certo punto, tramite, ci sarà il ritorno di Harry Osborn, che sembrava morto, ma a quanto pare no, questi non muoiono, non muoiono mai. Questi non muoiono mai, ragazzi. Ritornano sempre, non so come. Comunque, quello che succede in questo numero è che c'è una storia in cui vedremo. Intanto Peter si è lasciato con Mary Jane, non sta più insieme a Mary Jane, e quindi comincia a frequentare nuovi personaggi femminili, nuove donne. E qui abbiamo a che fare con il primo incontro di Peter con Carly Cooper, che diventerà una delle sue fiamme. Guardate, io l'ho preso al mercatino, addirittura, vedete, qui c'era scritto. C'era scritto poster in regalo, e il poster è dentro, ragazzi, è ancora neanche staccato. Per fortuna il vecchio proprietario la pensava come me, i poster non vanno staccati, ma vanno lasciati all'interno. E quindi io ho portato subito a casa questo numero 1, questa nuova ripartenza, in realtà è il numero 489 dell'Uomo Ragno, che si trasforma nell'originale Spider-Man. Inizia qui, numero 1. Eccolo, guarda. E qui l'ho portato nella mia edicola personale. Per quanto riguarda poi altri ingressi, diciamo, del passato, ho recuperato. Questo non lo avevo, l'avevo perso a suo tempo, perché non ero un fan proprio di questa serie. Però, insomma, mi è sembrato, visto che io ho quasi sempre acquisto tutti i numeri 1, insomma, mi piace avere il numero 1. Questo non è un numero 1, ma si fa per dire, è un primo numero. E sto parlando del primo Almanacco della Paura, che vede come protagonista ovviamente Dylan Dog. L'ho visto, l'ho recuperato, insomma, l'ho preso. Insomma, il tempo che fu, bisogna. È un po' così, c'è un pochettino ingiallito, però ragazzi, bisogna anche essere di bocca buona, non si può avere tutto nella vita. È molto interessante perché qui è cioè, guardate, io vi faccio vedere qualcosa, vedete? Molto bello perché cioè, era interessante, no, non potevo lasciarlo lì, l'ho recuperato subito, l'ho portato a casa. Ecco. Prima ormai con l'amore Grand Dog. Il secolo scorso era uno dei personaggi che io amavo, poi dopo anche lì ho venduto tutto, vabbè. Follie di gioventù, ma ci sta, purtroppo è così, nella vita, questo è altro, insomma. Si lasciano marito e moglie e non si può vendere un fumetto, vabbè, pazienza, è normale che possa succedere. Guardate, può capitare. Poi magari, diversamente che mai da voi, ci può essere un ripensamento, diciamo, come è successo a me, che sulla soglia dei 60 anni mi è ritornata la fregola dei fumetti, ho ripreso ad acquistare questi fumetti fino ad arrivare a fare questi video insieme a voi. Ecco qua, ovviamente all'interno non è solo testuale, ma c'è anche una storia di sclavi e pennacchioli che io non conosco, devo essere sincero. Dopo il grande splendore, il titolo,
Ecco qua, io non compravo l'almanacco della paura, come non compravo che so l'almanacco del mistero, tutti gli almanacco del West, non li ho mai, non mi sono mai piaciuto perché non ha troppa testualità. Se io devo comprare un fumetto con tutti questi testi, me lo da comprare un libro, ve lo dico sincero, preferisco i libri. Il fumetto deve essere una cosa veloce, insomma, non ho tempo da perdere. Però. Il primo numero andava assolutamente messo inserito nella biblioteca, non si poteva lasciare lì. Qui è The Block, siamo ancora ai tempi d'oro di Dylan Dog, meraviglioso Dylan Dog, vabbè. E poi si conclude con una serie di rubriche testuali intervallate da immagini, disegni, insomma, non è ben fatto. Ecco, diciamo le cose come stanno. Alla fine c'è una brevissima storia di sclavi eroi. Il titolo è La cantina. Ecco qua, sclavi eroi, bravissimo. Tutti voi lo conoscete, il re dell'horror, secondo me. Come lui ripropone l'horror, credo pochissimi. Comunque, Dylan Dog, Almanacco della paura, primo Almanacco della paura. Poi ho recuperato altri due numeri di Dylan Dog, ma perché così? Che io non avevo, perché avevo recuperato i primi 100, poi ho lasciato perdere il 101 e il 133. Ma perché assaltare questi due? Perché sono disegnati da Freghieri e io sono un fan sfegatato di Freghieri. Per me è il miglior disegnatore di Van Gogh, non ci posso fare niente. A me piace veramente un casino. Questo è il primo numero, La porta dell'inferno. Ma non, La porta dell'inferno, questi sono veramente dei capolavori di Freghieri. Guardate, io ammiro tantissimo, l'ho conosciuto personalmente. Ho anche il numero di telefono, ma non l'ho mai neanche chiamato. Non voglio disturbare un grande artista. E vi posso dire che abito a Piacenza, è di Piacenza, cioè, da casa mia a Piacenza saranno 40 minuti, insomma, non è che ci impiegherei tanto, non siamo lontanissimi. Però questo non vuol dire che devo andare a Piacenza a rompere le scatole a un grande artista, ecco, non mi permetterei mai, neanche lo contatto telefonicamente. Però comunque è un mio idolo assoluto. Guardate qua, per me Freghieri è un grandissimo, apprezzato tantissimo le sue performance per quanto riguarda Zagor, come Zagor racconta, cioè non Zagor racconta, scusate, Zagor racconta, Zagor le origini, ecco perché ho fatto confusione. Zagor le origini, eccezionale, primo numero bellissimo. So che sta lavorando a qualcos'altro, speriamo, su Zagor, non vedo l'ora. Ecco qua, Freghieri, un grandissimo. Questo è il numero 101 di La porta dell'inferno. Ehi, fumetti del tempo che fu, tutta altra roba, ragazzi. Il numero 133, bellissimo, si chiama Ananga. Mi ricorda una delle avversarie, una delle nemesi di Wonder Woman. Secondo me, un'occhiata ce l'hanno data per creare questo personaggio, Ananga. Praticamente uguale a Sheena, il personaggio antagonista principe di Wonder Woman. Vabbè, comunque. Ananga, eccolo qua. Guardate qui, che spettacolo. Con i disegni di Freghieri, veramente. Io, guardate, non ho parole. È veramente un maestro incredibile. Grandissimo, grandissimo, guardate qua. Quindi, man mano, quando trovo degli albi disegnati da lui, li porto a casa. Non mi interessa, cioè non mi interessa, diciamo, l'albo in sé, ma più che altro i disegni bellissimi di Freghieri. Non perdete la seconda, questa è la prima parte, e devo recuperare anche la seconda parte di questa storia, il cui titolo è L'urlo del giaguaro. Ecco qua, ma c'è il numero 134, credo che riuscirò a trovarlo la prossima settimana. Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio. Ecco qua, vedete questa bellissima scena finale di Dylan che, come sempre, colpisce. Ecco qua, vedete qua, è lui. Persino i giaguari si fa. Bellissimo,
Non c'è limite a Dylan, ecco qua. È finita, diciamo, questa selezione fumettistica. Stamattina, praticamente, mentre parlavo con uno dei miei amici con cui ci vediamo sempre sulle vie, Eugenio, non so perché lui ha detto, ma perché dice non fai vedere oltre che fumetti, magari fai vedere pure qualche libro. Ogni tanto io ho mostrato le libri, attenzione, non spessissimo. Lui mi ha detto, fai vedere qualche libro? Va bene, faccio vedere un libro, Eugenio. Un libro. E fra i tanti libri, quale potevo far vedere? Io ho la casa piena di libri, ne ho centinaia, centinaia, ma centinaia, ma tanti centinaia, tante centinaia. C'ho la casa piena di libri. Ma ovviamente, essendo in un certo ramo fumettissimo, sapete che sono appassionato di Tex, Zago, insomma, fumetti, diciamo, che hanno a che fare in qualche maniera con la frontiera. Qual è il libro che ho pensato di farvi vedere? L'ultimo dei Mohicani, ecco. L'ultimo dei Mohicani di James Fenimore Cooper, in questa edizione integrale, edita da Mursia, in un formato praticamente adatto ai ragazzi del tempo che fu, quello che eravamo. A me, io amavo questi libri fatti in questa maniera, anche perché zeppi di illustrazioni. Lo dimostro, veramente bellissimo, pieno di illustrazioni. Tanti di voi conoscono L'ultimo dei Moicani perché hai visto al cinema, bellissimo film, vabbè, con Daniel Day-Lewis, sicuramente l'avrete visto, bellissima colonna sonora, insomma, un grandissimo film. Però vi posso dire che il libro è leggermente, no, non è proprio come nel film, c'è qualcosa di diverso. Quindi vi consiglio di leggerlo per voi appassionati. Cosa vi volevo far vedere? Vi ho parlato dei disegni. Sì, qui all'interno ci sono diversi, c'era l'abitudine di intervallare, diciamo, la testualità del libro con alcuni disegni. Come in questo caso potete vedere. E qua c'era il disegno, praticamente sul retro della pagina dove veniva raffigurato il disegno, in genere veniva anche riportata la scritta che indicava, diciamo, quello che veniva mostrato, facendo riferimento a dove si potesse trovare nel libro. In questo caso non è stato fatto, però vi posso garantire che in tantissimi libri che io leggevo da ragazzo, la tradizione era questa. Io qua sto cercando le varie immagini per mostrarvele, così vi posso mostrare qualcosa, questi affascinanti disegni dipinti, insomma, a mano, avevano il loro fascino. Per noi ragazzi dal tempo che fu, io ho sognato con queste letture. Ho sognato tanto, ragazzi, ho sognato veramente tanto. Qui ce ne sono, vedete qui, guardate, questa immagine spettacolare. Immagine spettacolare che mi fa pensare ad alcune tavole di Giovanni Ticci nel Tex, con i miglior disegni di sempre, cioè sulle piste del nord. Quanto riguarda i disegni, penso che siano inarrivabili. Non ho mai visto un Tex disegnato in maniera migliore. Mi dispiace per tutti gli altri, ma in quella serie di storie, che poi vengono racchiuse sotto il titolo, diciamo, sulle piste del nord, ci sono alcune tavole. Cioè, sembra di essere lì, sembra di essere all'interno delle foreste del Canada, del Saskatchewan, qualcosa di spettacolare. E questa scena raffigurata qua mi ricorda in particolare una tavola poi riproposta da Ticci. È chiaro che immagino che anche lui abbia attinto un po' nei suoi ricordi, diciamo, d'infanzia. Avrà letto sicuramente, Ticci avrà letto sicuramente L'ultimo dei Mohicani, come tanti autori del tempo che fu. Comunque, visto anche L'ultimo dei Mohicani che mettiamo in cascina, adesso non mi resta altro che salutarvi.
Con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di domenica 15 maggio 2022 e dando l'appuntamento esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video. E come sempre, è che la forza sia con voi. Alla prossima.